Salve a tutti, siamo sempre noi di gamescollection.it. Qui davanti a me c'è Tyrion 3 e gli vorrei fare qualche domanda, giusto, proprio il dépliant del 3DS. Vediamo un po', abbiamo trovato e ce ne siamo impadroniti, spero che non ci sia nessun problema. Giriamo un po', dai, Tyrion. Allora, facciamo intanto che mostriamo qualche immagine. C'è anche la tazza del caffè, giusto? Allora, qua vediamo Metal Gear Solid Snake Eater. Adesso vediamo queste pagine che purtroppo sono l'unico modo per noi per mostrarvi questi giochi, perché le console di prova erano solo due, una per la realtà aumentata e un'altra per Zelda Ocarina of Time 3D, che tra l'altro non ci hanno permesso di fare video di game, non ci hanno permesso di filmare le console in presa diretta, quindi ve le raccontiamo le nostre impressioni. Purtroppo, ecco, tutti questi titoli che vedete mancavano all'appello. Super Street Fighter 4 3D Edition, che è un gioco di lancio, ma non l'abbiamo potuto provare. Niente che dire, intanto che le facciamo scorrere le immagini, l'effetto 3D effettivamente è un'aggiunta molto interessante. La cosa principale da sfruttare maggiormente, secondo me, anche nei prossimi titoli che... Sì, poi vabbè, questi sono titoli, diciamo, iniziali, quindi ancora si sta solo grattando la superficie. Però è sinceramente una cosa ben fatta, funziona, quella è la prima cosa da sottolineare. Se qualcuno si stesse chiedendo se il 3D funziona, possiamo confermarvelo. L'effetto che ha sugli occhi è, all'inizio, soprattutto con la realtà aumentata, è un po' forte, è un po' strano, diciamo. Effettivamente io personalmente facevo molta fatica a mettere gli oggetti a fuoco e a mantenere il punto giusto per il 3D. Ecco qua il titolo. È l'unico che abbiamo potuto giocare. Con Zelda invece le cose sono andate molto meglio. La profondità di campo era effettivamente marcata e non ho provato nessun fastidio. Ho anche settato il 3D, diciamo, al medio livello, e devo dire che anche cambiando visuale non c'erano problemi, anche passando con gli occhi dal touchscreen allo schermo 3D non c'era nessun problema, nessuna fatica. Quando invece ho impostato il 3D al massimo, effettivamente l'effetto 3D sì, era un po' più prominente, però non neanche tanto, ma la stanchezza degli occhi si sentiva in maniera maggiore. C'era maggiore difficoltà nel tenere la vista a fuoco, però onestamente nessuno penso che terrà lo slider 3D al massimo per tutta la durata della sessione di gioco, certo. Per il resto, sì, anche se sì, speriamo, questo è un titolo molto atteso anche a livello mio personale. Devo dire che se si riesce a tenere la console nel punto giusto, e onestamente non è neanche troppo difficile, l'effetto 3D, questo è il colore nero, il mio preferito, che purtroppo neanche questo c'era, non c'era niente. Sì, ci aspettavamo sicuramente di molto più. Di più. Comunque, se si riesce a tenere, è abbastanza facile tenere il DS nel punto giusto. Questo è il colore provato. Il colore provato, sì, che è anche abbastanza bello, devo dire la verità. E, quindi, riuscendo a tenere la console nel punto giusto, l'effetto 3D non si perde facilmente, non è una cosa. Per quanto riguarda la durata della batteria, che è una caratteristica molto approssimativa. Su cui molti si stanno facendo delle domande, io per primo. Abbiamo potuto parlare con i rappresentanti della Nintendo e ci hanno confermato nella loro esperienza che sì, la durata dichiarata è 3-5 ore, ma loro anche attivando e disattivando l'effetto 3D sono arrivati sì anche a 6-7 ore con un uso, diciamo, normale, molto vario della console, senza wifi, questo però va da notare, sicuramente senza wifi, perché non c'erano hotspot vicini, non c'erano punti per scaricare demo, collegarsi a internet, non c'era nulla, non abbiamo potuto vedere neanche il menu della console. Avevano delle cartucce di debug, per cui si accedeva direttamente alla demo tramite un menu stile appunto debug, stile DOS, diciamo. E questo è l'altro gioco. Sì, questa è l'altra feature che abbiamo provato. Questo è qui, proprio il tiro al bersaglio, diciamo. Devo dire che è tutto sommato è abbastanza interessante, però ho avuto molta difficoltà a mantenere la visuale 3D. Però l'ho provato poco, forse non mi ha dato fastidio, però l'avevo dovuto provare. Poi da notare che io non porto gli occhiali, ho una buona vista, Isma ha gli occhiali, quanti gradi ti mancano?
Non saprei perché pochi, tanti, non molte, comunque è una lista abbastanza buona. Quasi esagerata, sì. Se così diamo un'idea. E purtroppo ecco, non abbiamo potuto provare neanche le funzioni dei Mi, non abbiamo potuto provare il pedometro, non abbiamo potuto provare, andiamo avanti, non abbiamo potuto provare ovviamente lo Street Pass e altre le funzioni internet. Questo qua, e neanche ecco la pagina, neanche purtroppo cose che non abbiamo potuto neanche vedere. Le fotografie in 3D, non abbiamo potuto fare quasi niente, effettivamente è stata un po' deludente. Sì, una più che una mezza delusione, direi una tre quarti di delusione, però perlomeno ci è stata data la possibilità di provare per la prima volta con la console, che comunque la qualità mi sembra di materiale è molto buona. Il prezzo è... Il prezzo €259,99 in Italia, sempre quei 10 euro in più che Nintendo Italia ci dà da pagare. E purtroppo è un po' una situazione che si ripete anche con il Wii, anche con altre console. Che dire, comunque dai, è stata un'esperienza interessante, perché solo toccando con mano si può... Ecco, stiamo ritornando all'inizio. Solo toccando con mano si può capire, ecco, se questo effetto 3D è un'aggiunta particolare, se funziona per noi, per i nostri occhi, se stanca la vista, tutte queste cose che purtroppo per internet non si possono notare. Sì, purtroppo. E comunque è stata un'esperienza interessante. Ci siamo conosciuti di persona per la prima volta. È una cosa positiva, abbiamo sentito Federico per telefono. Per telefono, il nostro boss. Il nostro grande capo. Che salutiamo, ciao Fede. Ciao Fede, speriamo che hai fatto qualche video anche tu, perché qui di console... Qui niente. Comunque niente, la console è molto buona da tenere in mano, mi piace il feeling, molto simile al DS normale, forse anche più. Però questa è una cosa che crea familiarità e crea anche una questione positiva. Per dire, su quanto riguarda l'acquisto, penso che aspetterò i giochi più importanti, neanche Zelda, penso che aspetterò anche dopo, diciamo, l'autunno, quando arriveranno magari i Metal Gear, quando arriveranno i Resident Evil, arriveranno i Mario Kart, e aspettiamo anche le tre per vedere questo nuovo Super Mario, che sicuramente sarà fenomenale. E anche Paper Mario, che è uno dei miei preferiti sicuramente. Bene, credo che con questo sia tutto. Qui Isma92 e Tinian3 vi salutano e ci vediamo su gamescollection.it. Ciao! Ciao a tutti, sono Isma92 di gamescollection.it. Siamo qui per l'anteprima del 3DS. Con Tinian3 vi mostreremo il primo... Ciao a tutti, sono Isma92 di gamescollection.it. Siamo qui alla Galleria Alberto Sud di Roma per la presentazione anteprima del 3DS. L'effetto del gioco farà davvero l'effetto? Scopriamolo insieme. Ciao a tutti, sono Isma92 di GameSolution. Ciao a tutti, siamo qui, io Isma92. Vai! Ciao a tutti, sono Isma92 di GamesCollection.it. Siamo qui io e Tinian3 per la mostra anteprima del 3DS. Che uscire tutti e faccio pagina. Ah, buona prova, dai. Ciao a tutti, sono Usta92 di GamesCollection.it. Ah, no. Ciao a tutti, sono Isma92 di GamesCollection.it. Siamo qui alla Feltrinelli di Roma per la presentazione, la prima del 3DS.